Digiton 2016, un appuntamento importante per le start-up e un punto di contatto con Consob. Guido Stazzi, segretario generale, cosa c'entra la Consob con le start-up? Consob è stata la prima in Europa a regolare il crowdfunding, cioè il ricercare fondi nella folla. In particolare l'equity crowdfunding. Gli start-upper possono avere una prima forma di incontro tra le loro idee e i soldi. Tramite i portali online autorizzati da Consob, autorizzati a fare questo tipo di raccolta, possono presentare al mondo indistinto dei finanziatori, dei piccoli finanziatori, perché al massimo possono essere investiti 10.000 euro in questo tipo di raccolte, e da un anno e mezzo circa sono in funzione una ventina di portali. Sono state lanciate su questi portali circa 50 offerte, la metà hanno avuto successo e hanno raccolto circa 6 milioni di euro. Non sono dati enormi, però chiaramente è uno start-up anche questo, quello del crowdfunding in Italia. Quindi insomma penso che ci sia da essere ottimisti. Spesso pensiamo alle start-up come ad un'occasione di buone idee, piene di speranze nella ricerca di sfondare sui mercati. Questa è una visione un po' romantica, poi ci sono le regole del mercato. Ecco, voi come Consob avete avvertito questa differenza tra la spontaneità delle iniziative e il vincolo delle regole che servono anche a proteggere le stesse buone idee? Sicuramente, affrontare il mondo delle regole è disciplinarsi. Anche le buone idee vanno comunque inserite in un quadro regolamentare e disciplinato. Questo a tutela chiaramente di chi quelle idee le ha e vuole in qualche modo metterle a frutto, e chi quelle idee le riconosce come positive e vuole investire dei soldi. Consob chiaramente deve tutelare la trasparenza dell'investimento, e quindi nella gestione di questi portali ha imposto alcune regole abbastanza importanti. Si è appena conclusa la tavola rotonda a cui lei ha partecipato. Una impressione, che impressione ha avuto da questa platea, da questa massa di persone cariche di idee, di speranze e di buone intenzioni? Molto positiva, è energia viva in movimento, e quindi anche l'idea di far incontrare questa energia allo stato primitivo quasi, con un mondo invece che pensa alle regole, pensa a come le istituzioni devono comunque far crescere questi fenomeni, mi sembra un'idea veramente interessante e degna del migliore successo. Grazie Guido Stazzi, Consob. Grazie a voi.